che il Signore partecipi a tutti quanti le nostre stesse benedizioni. Stasera è un culto di cena del Signore e il Signore ci ha dato la gioia di avere come ospite il pastore Samuele Daniele dall'Argentina. Preghiamo per lui che Dio parli al nostro cuore. Prego. Vi saluto con la pace del Signore. È per me una bella gioia essere qui questa sera. Mancava in mezzo di voi da 4-5 anni. Oggi il Signore mi ha concesso il desiderio di vedervi. Questa comunità per me, per la mia famiglia, è molto cara, perché il Signore qui a Napoli ha salvato mio padre, anche mia mamma, e di qua sono uscito per emigrare in Argentina. Dopodiché in quella nazione il Signore si è usato di papà, di mamma, siamo nati tutti i figli lì, le mie radici sono queste. E sempre che il Signore mi permette di venire in Italia, non posso fare il meno che girare verso Napoli. E questa sera mi trovo felice di essere con voi. Vi salutano i fratelli dell'Argentina, vi salutano anche la mia famiglia che sono lì e che stanno pregando per questo tempo che io sto fuori dall'Argentina. Sapete che il Signore è lo stesso qui come lì. E il Signore opera qui come opera lì in Argentina, perché Egli è presente. Anche se voi siete ascoltatore per altri mezzi di comunicazione, anche vicino a voi il Signore è sempre disposto a stendere la sua mano per benedirvi. Soltanto è necessario decidere. Quando noi decidiamo seguire Cristo, veramente abbiamo trovato la vita. Questa sera vorrei condividere alcuni pensieri con voi e incomincio raccontando questa storia nell'Antico Testamento. La vita di una famiglia è stata chiamata per essere un punto di riferimento, per essere una famiglia molto diversa da tutte le altre famiglie. Parlo di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Di Giacobbe sono usciti 12 figli. Questi 12 figli hanno creato, si sono fatto grande in numero, diventando la nazione di Israele. Però prima di tutto questo, questo Giacobbe aveva qualcosa di particolare. Sempre voleva il meglio, anche se non si comportava per riceverlo, ma sempre ha avuto quell'aiuto di la mamma, di un modo particolare, per arrivare al suo obiettivo. Così è stato che nell'antichità era una tradizione, era qualcosa molto ben vista, trasmettere al primo figlio la benedizione di famiglia per continuare con quello che avevano incominciato. Questo Giacobbe, siccome era il secondo figlio, voleva lui prendere questa benedizione e così ingannò al suo papà e ricevette la benedizione che non rispettava lui, però lui se l'aveva preso. Questo ha portato a Giacobbe a uscire dalla sua casa e sfuggire, perché il suo fratello veramente lo voleva male, fare del male. Però in quel tempo, quando è uscito fuori della sua casa, è stato un tempo di preparazione, un tempo di pensare a cosa doveva fare più avanti. Dopo, quando la famiglia già si è formata, Giacobbe e i suoi figli, e dovevano tornare alla terra dove loro abitavano, nel tragitto, nel cammino, in quel percorso di quella via, sentì la notizia che il suo fratello veniva all'incontro. Non c'è cosa peggiore che può succedere alla persona umana, all'essere umano, che riceve la notizia di un incontro
un incontro che dovrebbe essere felice, perché erano due fratelli che non si avevano visto da tempo, ma si volevano trovare. Ma questo Giacobbe aveva un timore, perché ricordava cosa aveva fatto al suo fratello, cioè prendersi la benedizione che non rispettava lui, ma sì al suo fratello. E questo è rimasto nella sua mente per tutto il tempo. Questo incontro era un incontro molto particolare, molto difficile di affrontare, perché si sentiva in colpa di fare qualcosa, di avere fatto un'azione che non rispettava lui. Cosa fece questo Giacobbe? La sua storia di questo episodio la troviamo nel libro di Genesi, e la lettura, il brano a cui faremo riferimento è sul capitolo 32, dal verso 24 fine il verso 32. La parola del Signore ci dice così: Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca, e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu sgolata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare, perché spunta l'alba. E Giacobbe disse: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose: perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel, e Giacobbe zoppicava dall'anca. Per questo fino al giorno di oggi gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la giuntura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la giuntura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia. Fin qui la parola del Signore, potete accomodarvi. Se dovrei scrivere un titolo a questo pensiero, a considerazione di questi versi, il titolo sarebbe: hai tu un marchio? Hai tu un marchio? È una domanda, e questo ci fa pensare. Alle volte noi diciamo: non è necessario, vado in chiesa, ho conosciuto a Dio da piccolino, e sono andato alla scuola domenicale, sono cresciuto con il gruppo giovanile, la vita è una vita tranquilla, piena di pace, di gioia, di allegrezza, sorriso sempre nel mio viso, e la vita spirituale diventa una vita superficiale fin quando ci troviamo nello stretto, fin quando arrivano i problemi. Quando arrivano i problemi, allora noi incominciamo a pensare: come devo fare per risolvere questi problemi? La nostra mente incomincia a produrre tanta risposta possibile, tanta opzione disponibile per risolvere quel problema. Non riusciamo, e la nostra intelligenza si mette in moto per risolvere questa situazione. Non riusciamo, le nostre forze vengono meno, perché non riusciamo neanche con le nostre forze a risolvere il problema. Quindi ci troviamo abbattuti, ci troviamo scoraggiati, veniamo giù, non sappiamo cosa fare, perché tutti i nostri risorsi sono finiti. Fin quando in questa condizione qualcuno ci disse: vieni a Cristo, Cristo ti può aiutare.
Prima di venire su questo pulpito abbiamo cantato nulla è impossibile per Dio. E io credo a questo, perché soltanto Dio può risolvere ogni cosa. Egli è il Signore, e il Signore ha morto sulla croce, è stato inchiodato affinché noi, per il suo sangue sparso in quel legno, abbiamo la speranza di essere perdonato. Quando noi siamo capaci di riconoscere la nostra necessità e siamo capaci di riconoscere la necessità di accostarci al Signore affinché Egli si prenda cura di noi, quando noi possiamo reagire a questa verità, Cristo si fa presente. Hai tu un marchio? Questo Giacobbe aveva paura, perché si doveva trovare con il suo fratello, doveva vederlo da vicino, non sapeva come poteva reagire il suo fratello ricordando a quell'episodio che ho raccontato prima. In quella sera si mise nelle mani del Signore e disse: io devo uscire vittorioso di questa situazione. La sua famiglia andò dall'altra parte del fiume e lui restò da solo, con la conoscenza, con obiettivo di trovare la soluzione al suo timore. Il timore è molto grande, il timore paralizza, il timore non ci fa pensare, il timore non ci fa ragionare, il timore ci fa sbagliare, il timore. Ma quando questa persona, Giacobbe, con tutto questo timore si fermò e, conoscendo che Dio potrebbe aiutarlo, andò a chiedere la sua aiuta. Viene quest'uomo a lottare con Giacobbe. Hanno lottato tutta la notte e l'alba stava uscendo, stava venendo, e disse quell'uomo: lasciami andare. Ma Giacobbe era deciso: non ti lascerò finché tu mi dai la benedizione. Lasciami andare, me ne devo andare, non posso rimanere, viene l'alba, me ne devo andare. Non ti lascerò fin quando tu non mi dai la benedizione. La necessità di una soluzione, la convinzione che Dio poteva risolvere, è la decisione di non lasciare quell'incontro fin quando la benedizione arrivava a lui. Non si poteva fare altro. In un piccolo momento, in un piccolo movimento, quella persona, quell'uomo che dice la scrittura, ha toccato l'anca di Giacobbe. Dopodiché la benedizione scende. Alla mattina Giacobbe soppiccava. Cosa ti è successo, Giacobbe? Dove sei stato, Giacobbe? Ho lottato con Dio e ho vinto. Però da quell'epoca, da quel tempo, il marchio nella vita di Giacobbe l'ha accompagnato fine alla fine. Il marchio necessario nella nostra vita. Il marchio è necessario, perché questo marchio ci fa capire che abbiamo avuto un incontro con il Signore. Se non abbiamo un marchio, la nostra vita è superficiale, la nostra vita non ha senso, la nostra vita non ha un futuro, perché la nostra vita senza un marchio, il marchio che può mettere il Signore, il marchio che può produrre Cristo, quel marchio ci farà ricordare che siamo dipendenti dall'alto e non possiamo fare altro in mezzo di tribolazioni, in mezzo di problemi, in mezzo di difficoltà, in mezzo di una società così disperata. Possiamo dire: con questo marchio che io porto sono sicuro che il Signore non mi lascerà. Sono sicuro che il Signore è sempre con me. Sono sicuro che con questo marchio che io porto è il Signore accanto a me. Hai tu un marchio? Sai che cosa vedremo noi
quando alla fine saremo riuniti con il Signore nella patria celeste, sai che cosa troveremo? Il marchio, anche Gesù porta il marchio dei suoi chiodi, il marchio nelle sue mani, il marchio nelle sue piedi, il marchio al suo costato. Il marchio del Signore ci farà ricordare che Egli ha sofferto per ognuno di noi. Non è per caso che il Signore, che Dio Padre ha inviato a Gesù affinché questo Gesù, che è stato rifiutato da tante persone, ma noi che lo abbiamo conosciuto possiamo dire grazie a Dio che hai inviato a tuo figliuolo Gesù affinché poteva prendere il nostro posto di colpevole, pieno di peccato, pieno di malignità. Questo Gesù si è messo al nostro posto, e quando noi possiamo riconoscere che Gesù è il nostro Salvatore, che Gesù è il nostro amico, che Gesù è l'unico che ci può donare la pace, quando noi arriviamo a questa conoscenza possiamo dire: Signore, grazie per quello che tu hai fatto per me, ma io ti prego che metti il tuo marchio sulla mia persona affinché non mi dimentico mai di te. Hai tu un marchio? Giacobbe l'aveva, e tante persone nella scrittura hanno avuto il suo marchio. Cristo ha il suo marchio, Paolo il suo marchio, Pietro il suo marchio, tutti. Ma noi siamo capaci di ricevere o di affrontare al Signore e dire: Signore, io voglio che tu mi fai capire, io voglio che tu metti il tuo marchio sulla mia persona. E sai quando viene il marchio? Viene quando noi ci troviamo nella peggiore situazione, quando noi diciamo: non ce la faccio più, io mi arrendo, non voglio lottare più, Signore, non voglio lottare più, perché soltanto tu mi puoi tirare fuori di questa situazione. Ho udito una testimonianza alcuni minuti fa, una persona dopo 27 ore di essere sotto quelli palazzi gemelli che sono caduti a terra il 13 di settembre 2001 o 7 di settembre 2000, dopo 13 ore di essere sotto quel palazzo che è caduto, si è trovato che qualcuno le ha preso la mano e disse: non ti preoccupa, io sono Paul. Dopo due anni questa ragazza ha confesso e ha detto: in quel momento, quando io mi sono trovato sotto, caduto, con quel palazzo che è crollato sopra di me, ho gridato a Dio e ho detto: Dio, aiutami, tu mi aiuti e io ti servirò tutta la mia vita. Dopo due anni, dopo alcuni interventi, è andato a testimoniare e a dire: io voglio ringraziare al Signore che mi ha aiutato, voglio ringraziare a quel vigile del fuoco che si chiama Paul. E lì ha ricevuto una sorpresa: non c'era nessun vigile del fuoco che si chiamava Paul. E io credo e io penso che il Signore era vicino a quella ragazza che stava in pericolo, ma aveva compreso che soltanto Dio la poteva aiutare in quella condizione, e ha detto: Signore, tu mi fai uscire di questa condizione, io ti seguirò tutta la mia vita. Se Dio può tirare fuori dopo 27 ore di essere sotto quel palazzo crollato a una persona molto difficile di uscire con vita, e il Signore può tirare te fuori della tua condizione, fuori della tua necessità, fuori dei tuoi problemi, perché tu solo non sei capace, non siamo, io mi includo, non siamo capaci di risolvere nulla. Ma quando noi possiamo affidarci al Signore, e il Signore farà qualcosa meravigliosa per ciascuno di noi. Questo è il messaggio del Vangelo. Non è una religione, Cristo non è il prodotto di una religione,
Cristo è il Figlio di Dio che è nato come uomo affinché potesse egli essere compreso di tante persone. Perché alcuni dicono, ma se è Dio non può capire l'uomo. È Dio che si è fatto uomo, è Dio che ci comprende, è Cristo che ci conosce, è Cristo che ha vissuto le stesse situazioni che possiamo noi sperimentare. Se noi andiamo al Vangelo, troviamo che Gesù ha avuto sonno, troviamo che Gesù era stanco, troviamo che Gesù doveva provvedere di cibo per tante persone. Cristo, Gesù, è molto sensibile alle nostre necessità. Alle volte noi non riusciamo a capire questa realtà, ma se noi siamo capaci di dire, Signore, non riesco a capire il tutto di Te, ma sono certo che Tu hai morto sulla croce e sono certo che Tu hai sparso il Tuo sangue affinché tutti quelli che credono in Te abbiano la vita eterna e ricevano il perdono del suo peccato, allora io credo che Tu che mi ascolti, Tu che sei qui nella sala, riceverai il tocco meraviglioso di Cristo e il Signore cambierà la tua vita. Soltanto dobbiamo credere. È tanto difficile credere. Si crede facilmente a tante cose che non risultano. Fa la prova. Fa la prova. Prova Cristo. Prova Gesù. Vai al Vangelo. Apri la Bibbia. Considera il contenuto di questa parola e vedi tu come il Signore cambierà la tua vita. Questo Giacobbe ha lottato con Dio. E come è la fine di questo brano che abbiamo letto? Ah sì, tu, il tuo nome è cambiato, perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Hai lottato con Dio e con gli uomini, hai vinto. Io posso testimoniare che il Signore ha vinto per me e la sua vittoria è il mio credito. Io posso camminare su questa terra sicuro che il Signore è accanto mio. Avete voi l'esperienza? Siete sicuri che il Signore è accanto vostro? Avete un marchio che li fa ricordare? Sì, Signore, questo marchio mi fa pensare che non mi devo staccare da Te. Ognuno di noi deve conoscere, si deve conoscere a se stesso e sapere se hai un marchio. Il tuo marchio è diverso del mio, io tengo il mio. Non posso dimenticare mai quello che il Signore ha fatto per me. Sì, il Signore ha fatto tante di quelle cose. Il primo miracolo è che il Signore mi ha perdonato tutti i miei peccati. Questo è il primo miracolo. Sai che cosa ha fatto il Signore? La mia vecchia natura è andato al profondo del mare. I miei peccati sono sepolto nel profondo del mare. E il Signore ha permesso, ha fatto che io potrebbe nascere. Ho nato a una nuova vita, con una natura spirituale, che io posso andare al Signore e dire, Signore, ho bisogno di Te. E il Signore ascolta le nostre preghiere. E il Signore sempre ha una risposta per le nostre preghiere. Per questo io dico, il marchio mi fa ricordare che nulla è impossibile per il Signore. Come ti trovi? Hai qualche problema? Hai qualche difficoltà? Hai una situazione difficile? Vieni a Cristo. Prova Cristo, hai provato tante cose. Il mondo, la società offre tante cose, ma alla fine della giornata resti vuoto, resta senza godere, senza gioia, senza speranza e quello che è peggio, senza un futuro. Io conosco il mio futuro. Penso che voi qui in questa sala conoscete il vostro futuro, ma se qualcuno ancora non conosce il suo futuro è soltanto in Cristo che ci accompagna fin da adesso e per tutta l'eternità. Questo è il nostro futuro. Per questa ragione è necessario
avere un marchio. Come possiamo ottenere questo marchio? Prima, riconoscendo la nostra necessità, che siamo peccatori e abbiamo bisogno di un Redentore. Secondo, confessare con le nostre labbra che siamo peccatori e che abbiamo il bisogno di dire: Signore, aiutami, perdona i miei peccati. La terza, ricordare sempre tramite il marchio che il Signore metterà nella nostra vita, perché questo marchio ci farà dipendente dall'alto. Quando queste cose si aggiungono e vengono tutte insieme, possiamo dire: Signore, grazie, tu non ti sei dimenticato di me. Mi domandano l'Argentina come va. Non posso dire che va bene, ma sì posso dire che in tempo di difficoltà il Signore mai ci ha abbandonato, mai ci ha lasciato, mai si è dimenticato di noi. E il Signore è sempre stato presente. Anzi, in tempo di difficoltà è stato il popolo di Cristo, il popolo credente nella persona di Gesù, che ha provveduto mensa per quello che avevano bisogno. E noi abbiamo ricevuto dal Signore la provvisione. Carissimi fratelli e amico, Gesù è l'unica via valida. Gesù è la vita e Gesù è la verità. Non ci sono tante verità, è una sola, è Gesù. Se noi siamo capaci di fermarci un attimo e pensare a tutto questo che ho detto in alcuni minuti, io vi assicuro che il Signore cambierà la vostra e la mia esistenza. Perché senza di Cristo, carissimi, non si può andare avanti. Senza di Cristo non c'è sicurezza. Senza di Cristo non c'è un futuro. Giacobbe ha lottato e ha vinto, ma restò con Giacobbe un marchio. Cristo ha lottato e ha vinto, ha restato un marchio con il Signore. Ognuno di noi porterà un marchio. Come l'ho detto, io porto il mio, voi dovete portare anche il vostro, affinché mai dimentichiamo che apparteniamo al Signore, che siamo dipendenti di Lui e che solo Lui ci può aiutare sempre. Domandavano a Giacobbe: cosa è successo con te? Non vi preoccupate, andiamo tranquillo, andiamo in pace. E si sono incontrati quei due fratelli, si sono abbracciati, hanno pianto insieme e Dio si è fatto grande nella vita di quelle persone. Mi raccontavano oggi che era una persona molto, molto, molto complicata, ma una persona che aveva sulle sue spalle un carico incredibilmente grande. Non aveva un buon stima in mezzo di altre persone intorno a lui. Ma quando ha accettato a Cristo nel carcere, Dio ha cambiato. E oggi quella persona è una persona che può testimoniare che Cristo è vivente. Ci sono tanti di queste testimonianze. Ci sono tanti esperienze che sono valide perché parlano di che Cristo mai ci lascia. In mezzo della difficoltà possiamo dire: il Signore è con me. Ha sofferto? Sì. Ma ci ha donato la sua vittoria come il nostro credito. Qualche minuto più avanti celebriamo la cena, la mensa santa. In ricordo di che? In ricordo di quel sacrificio che soltanto è stato fatto per amore. Soltanto è stato fatto per amore. Perché Dio ama la sua creazione.
noi siamo la sua creazione e diventiamo figlio di Dio quando riconosciamo che abbiamo bisogno del suo perdono. Carissimi, solo posso dire, aggiungendo tutto quello che ho detto, che Dio è meraviglioso. Dio è unico e fa di quelle cose che ci sorprendono, ci fanno capire che Lui si prende cura di ognuno di noi. Nella Bibbia troviamo tante, tante parole che ci danno coraggio. Quello che noi conosciamo, il verso almeno uno del Salmo 23 che disse: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Quando andiamo un po' più avanti, il Salmo 91, cosa disse? Adesso in un attimo lo leggo, e la Bibbia dice: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Queste parole sono di coraggio. Non ci fanno, no, queste parole non ci fanno sentire meno. Al contrario, queste parole ci danno la forza per andare avanti. E l'ultimo verso a chi mi riferirò, e anche lo conosciamo a memoria, è il verso di Giovanni capitolo 3. In questo verso è un riassunto di tutto quello che ho detto. La parola del Signore dice: perché Dio ha amato il mondo, tanto ha amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo è per tutti, non è per alcuni. Chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Carissimi, posso Dio aggiungere la sua più grande benedizione su tutti noi? E voi che ascoltate, per altri mezzi, per la radio, la televisione, sapete che il Signore è proprio accanto a voi. Il Signore vuole aiutarti, il Signore vuole risolvere i tuoi problemi, soltanto fidati nel Signore. Crede nel Signore Gesù, e soltanto così, credendo in Lui, sarai salvato. Puoi abbassare un attimo il tuo capo, cortesemente. Padre nostro celeste, ti ringraziamo in quest'ora perché tu ci parli sempre mezzo della tua parola. È l'esempio di questa persona di nome Giacobbe che ha lottato con te e ha vinto, ma dopo di la lotte il marchio ha restato con lui. In questa ora, Signore, chiediamo da te che tu ci fa comprendere qual è il marchio che dobbiamo portare affinché non dimentichiamo che siamo dipendenti da te. Questo marchio ci farà riflettere che solo tu sei Dio. E quelli che ascoltano, quello che stanno ricevendo questa parola dovunque, Signore, chiedo che tu sia al loro fianco, affinché anche loro possano capire che tu ci ami e che tu hai fatto il tutto per noi, affinché tutti quelli che credono abbiano la vita eterna, il perdono, e che possano avere una vita nuova e superante in te, perché soltanto in te e con te diventiamo più che vincitori. L'onore, la gloria, l'adorazione sia a ti, Signore, oggi e sempre.